Cosa sono i succhioni, a cosa servono e quando vanno potati. Ciao, in questo video andiamo a parlare dei famosissimi succhioni. Ma prima di iniziare mi raccomando mettimi subito un mi piace che per me è importantissimo e se non sei ancora iscritto al canale iscriviti. Penso che bene o male tutti sappiate di cosa si tratta, però non so se tutti sanno cosa siano effettivamente i succhioni e a cosa servono. Quindi partiamo dal cosa sono i succhioni. I succhioni sono dei rami tendenzialmente a legno, quindi dei rami vigorosi, li riconoscete facilmente perché tendono ad andare verso l'alto, tendenzialmente crescono, se immaginiamo che questo sia l'olivo, tendenzialmente crescono molto nella parte basale, essendo l'olivo una pianta basitona, quindi vedrete questi rami nuovi che tendono ad andare verso l'alto. Ne abbiamo di due tipologie, quelli veramente vigorosi e quelli a bassa vigoria. Quelli molto vigorosi li sentite che sono proprio rigidi e fate fatica anche a piegarli. Poi invece ci sono i succhioni, quelli più teneri, che sì, sono magari verticali, ma poi pian piano tendenzialmente tendono a reclinarsi e piegarsi. Ovviamente quelli più vigorosi sono quelli che hanno un diametro maggiore e sono i più grossi, i più verticali e i più rigidi. Ma perché nascono i succhioni nell'olivo? I succhioni nascono perché sono per la pianta un rinnovo. Ne potete trovare molti su piante che ad esempio hanno subito mutilazioni o a causa di una potatura scellerata o a caso comunque anche di una riforma. Comunque quando la pianta subisce un taglio tenta di ricoprire quello spazio che si è liberato generando rami a legno che sono i succhioni. I succhioni servono anche specialmente sulle branche secondarie per creare nuovi rami che poi andranno a fruttificare gli anni successivi, quindi succhioni poco vigorosi. Tieni presente che se tu poti le piante e tutti gli anni ti fanno un sacco di succhioni c'è qualcosa che non va, c'è uno squilibrio troppo grosso tra chioma e radice. La pianta tutti gli anni tenta di ripristinare questo squilibrio facendoti un sacco di succhioni, quindi devi cambiare qualcosa. Ma quando è che vanno tolti i succhioni? Sicuramente vanno tolti quando sono più vigorosi in una zona che non ci interessa. In alcuni casi un succhione vigoroso ci può servire per ricreare magari una branca che manca o che è stata danneggiata. Se non è così, tutti i succhioni più vigorosi che crescono, specie al centro della pianta, li potete andare a togliere. Dico solo i più vigorosi perché quelli più teneri non ci preoccupano, almeno il primo anno, eventualmente li andremo a togliere il secondo anno, anzi hanno proprio una funzione di tenere vitale il dorso della branca. Ne abbiamo già parlato in altri video. Se voi eliminate tutti i succhioni che ci sono sulla branca, sul dorso della branca, a lungo andare in questa zona dorsale non ci sarà più richiamo di linfa e andrà a seccarsi quindi tutto il dorso. Oltretutto i succhioni comunque più deboli, meno vigorosi, tramite le foglie svolgono delle funzioni comunque importanti per l'olivo, quindi non ha senso perdere tempo a fare un sacco di tagli su un ramo che comunque non ci crea problemi. Infatti soprattutto bisogna agire sui succhioni che vanno in competizione con la struttura primaria, quindi che tentano di andare molto in alto e vanno addirittura ad insidiare quelle che possono essere le cime. Capita spesso di vedere dei bei succhioni che in un anno già arrivano vicino alle cime che abbiamo lasciato, comunque vedete che vanno sopra la metà della pianta. In quel caso sicuramente bisogna intervenire e toglierlo perché andrebbe a sovrapporsi comunque a una struttura già esistente. Fate attenzione ai succhioni sulle branche secondarie. Sulle branche secondarie vi faccio vedere, supponiamo che questa sia una branca secondaria che è nata su questa branca primaria, spesso e volentieri vedete dei succhioni, in particolar modo più vicini al tronco. Quelli che crescono qua molto vigorosi, che li vedete che proprio vanno su, questi vanno tolti, sempre rispettando il collare di corteccia, ne abbiamo già parlato in altri video. Invece quelli più deboli, che sono più sottili e comunque vedete che tendono un po' a piegarci, questi sono i rinnovi, che via via col tempo cosa succederà? Succederà che questo qua praticamente sostituirà questo ramo, perché pian piano questo ramo si piegherà e diventerà tutte le zone, tutte le strutture sotto diventeranno esauste. Quindi a un certo punto questo diventerà
con un'inclinazione orizzontale e noi potremmo andare a tagliare, chiaramente il diametro sarà molto cresciuto e quindi l'olivo tutti gli anni produce questi rinnovi che gli servono per mantenere giovani i rami e soprattutto per andare a produzione, perché poi sappiamo che l'olivo produce su rami di un anno e se non abbiamo rami nuovi poi la pianta non produce, in poche parole. Quindi questi, mi raccomando, lasciateli. Parlando invece di dove ci sono magari un insieme di tanti succhioni in una zona, andate a fare una selezione, ovvero togliete come sempre quelli più vigorosi e lasciate quelli più deboli, che poi potrete togliere magari l'anno successivo. L'errore che fanno molti è quello di togliere tutti i succhioni, specie come abbiamo detto sul dorso delle branche, sull'interno. Togliere tutti i succhioni non ha senso, per una questione che perdi un sacco di tempo e comunque non aiuti la pianta. Bene, credo di averti detto più o meno tutto, mi raccomando fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e ci vediamo presto con altri video. Ciao ciao!